Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata dell'Isola di Pasqua, in questo luogo di scoperta dove temi importanti, spesso scarsamente diffusi, vengono invece esplorati da molti punti di vista. Questa sera vi proponiamo la seconda parte di un'intervista che abbiamo realizzato sul tema UFO, ma non in senso generico. Stasera vediamo insieme i casi più eclatanti successi in Veneto. Sono moltissimi infatti i fenomeni UFO legati al territorio, dai semplici avvistamenti a veri e propri casi di abduction. Di molti esistono video sconcertanti, testimonianze, risultati di analisi sul campo e vere e proprie indagini. Di questo e di molto altro ancora parleremo in questa puntata con Mirko Pellegrin, autorevole membro del CUN e responsabile come coordinatore interregionale del Triveneto. È già stato ospite dell'ultima puntata della nostra trasmissione, le sue parole hanno acceso dibattiti e scalpore, nonché ovviamente ammirazione per il lavoro che in seno al CUN svolge ormai da anni. Con lui abbiamo parlato dell'argomento in senso generico, abbiamo visto quali sono le zone di accesso e passaggio più frequente per gli UFO qui in Veneto e da cosa è dovuta questa costante presenza. Qualcuno addirittura dice che sono in mezzo a noi, dice che non saremmo in grado di riconoscerli. Ma è davvero così? L'alieno per antonomasia è il classico alieno grigio con gli occhi a mandorla, no? Che è un po' quello che ci ha fatto passare la televisione, perché alla fine quell'alieno lì, in quasi tutti gli incontri avuti dai testimoni, non è mai stato dichiarato la presenza di quel tipo di alieno. Anzi, spesso e volentieri, l'alieno che viene menzionato nei presunti incontri avuti da soggetti terrestri è il classico nordico, no? Alieno alto, occhi azzurri, capelli biondi. Che è un po' più la figura benevola rispetto al grigio. Dunque, io più che razze di alieni o fisionomia degli alieni, punterei l'attenzione sulla fisicità di queste entità. Perché a mio modo di vedere, quando questi alieni, non è detto che siano fisici, non è detto che siano corporei come noi. Possono tranquillamente essere forme di energia, forme di luce, che in qualche maniera riescono a palesarsi a noi, come noi li vogliamo vedere, cioè loro si dimostrano a noi come siamo noi, in realtà loro sono di un'altra forma. Spesso e volentieri, parlando appunto con i contattisti, ci viene menzionato il fatto che Venere piuttosto che Marte, la Luna, sì, sono pianeti abitati, ma non sono abitati da esseri fisici come noi, ma da esseri spirituali, esseri che vivono su un piano energetico superiore, più elevato al nostro, e nel momento in cui decidono di palesarsi a noi, ecco che si abbassano al nostro piano e noi li vediamo come fossero in carne ed ossa. Padre Balducci, che è un monsignor della Chiesa cristiana, diceva qualche anno fa che questi esseri verosimilmente sono vicini agli angeli, ma non sono come gli angeli, perché non sono fatti di puro spirito, ma vivono rinchiusi in un corpo come quello umano. Dunque sono su un piano fra l'essere umano e gli angeli. Di conseguenza, quando vogliono farsi vedere, si abbassano al piano terrestre. Quando vogliono nascondersi, si innalzano al piano degli angeli. Ecco che allora questo in qualche maniera potrebbe darci una spiegazione del fatto che a volte li vediamo, a volte non li vediamo. Ecco, io propendo più per un discorso di piano energetico più elevato al nostro, più che di fisicità vera e propria. Sono trascorsi 10 anni dalla pubblicazione dei 250.000 documenti diplomatici USA su Wikileaks. Alla luce di questi contenuti sensazionali, troverebbe conferma definitiva la teoria dei rettiliani, una teoria il cui studio assorbirebbe circa il 90% delle risorse umane dei servizi segreti globali, tra spie, informatori e politici italiani del terzo polo. Ma veniamo alla teoria. Grazie ad un progetto che impegna quasi il 56% dei fondi della CIA, da 25 anni si ipotizza che i rettiliani sarebbero i veri umani che tengono in mano le redini del mondo e che noi invece saremmo una creazione artificiale di tipo alieno. Allora, se andiamo a vedere la questione degli Anunnaki, per dire, le loro divinità sono uscite dal lago, no? E vengono rappresentate o in forma di pesce o quantomeno comunque come anfibi. Potrebbe essere una chiave di lettura in ambito ufologico, però purtroppo, ahimè, i rettiliani hanno la fama di essere malvagi e questo è sempre dato un po' da noi, dall'essere umano, perché ad oggi nessuno ha stabilito se l'eventuale esistenza di queste entità, cioè di questi rettiliani,
sia effettivamente malvagia. Chiaro che il loro aspetto, nell'ottica della concezione umana, crea in qualche modo paura, timore e vengono considerati negativi. Certo è che, tralasciando il loro aspetto, possiamo anche considerare verosimile come ipotesi. Effettivamente le prime forme di vita un po' più evolute sulla Terra sono stati i dinosauri, sono stati gli anfibi. Dunque, se effettivamente certa letteratura ufologica fosse vera, potremmo dare anche per scontato che i rettiliani siano effettivamente i primi abitanti della Terra. E di questo ne ho avuto anche modo di chiacchierare con una presunta, con una signora che diceva di essere presumibilmente in contatto con tre entità, di cui una era di origine rettiliana, e ha dato una serie di notizie che chiaramente nel contattismo, le notizie date nell'immediato non sono verificabili, ma a distanza di qualche tempo qualcosa questa signora ci ha azzeccato. Dunque, se non era tutta farina del suo sacco, qualcosa comunque gli è stata data come input da qualcuno dell'alto, perché certe cose che sono uscite a distanza di 10 anni da quando le ha dichiarate lei erano ben difficilmente prevedibili con largo anticipo. Di conseguenza, se questa signora avesse avuto buona parte ragione, potremmo anche ipotizzare che una di queste entità sia di origine rettiliana ed esista veramente. Come abbiamo già detto, spesso il Nord-Est, dal punto di vista ufologico, è stato al centro di indagini e di cronache. Vediamo insieme al nostro ospite, Mirko Pellegrin, uno dei casi più controversi degli ultimi anni. Nel 2013 abbiamo avuto un grosso avvistamento che è partito da Arcole, in provincia di Verona, che un ragazzo è stato testimone dal terrazzo di casa sua di un avvistamento particolare che poi ci ha occupato nelle indagini diversi mesi. Lui originariamente stava fumando questa sigaretta e si è visto avvicinare da davanti ai suoi occhi una luce, una sfera luminosa, che quando è stata sopra la sua verticale ha rivelato al suo interno un oggetto triangolare di circa un paio di metri. Lui è stato un attimo così scosso, il tempo di cercare di capire, questo oggetto è andato via. Contemporaneamente c'è stata una serie di avvistamenti in tutto il nord-est d'Italia che a distanza di qualche mese dopo le nostre indagini abbiamo appurato essere collegate, perché questo avvistamento a Verona è partito ad aprile, poi abbiamo scoperto che dei caccia partiti presumibilmente dall'Emilia Romagna hanno inseguito una sfera luminosa 3 giorni prima, e di questo articolo è uscito anche sul giornale di Reggio. Dopodiché abbiamo messo in campo le indagini e abbiamo scoperto che ci sono stati degli avvistamenti lungo il mare Adriatico e l'Idi di Pomposa, in cui è fuoriuscito un oggetto luminoso di colore rosso che è stato anche fotografato da un cameriere della zona, e da lì è partito in direzione di Rovigo, Padova, Vicenza. Il mese successivo, il 13 maggio, abbiamo avuto gli stessi avvistamenti zona Verona, Sanguinetto, Mantova, Parma e via dicendo. Dunque è come se questo oggetto fosse partito dal mare Adriatico, cioè fosse uscito dal mare Adriatico, avesse seguito tutta la costa fino alla zona di Vicenza Asiago, ecco tornato famigerato vertice vicentino caldo, e poi avesse fatto un'inversione di marcia e fosse sceso dalla parte veronese mantovana fino all'Emilia Romagna, dove poi abbiamo perso le tracce. E guarda caso, in tutta quell'estate fino ad ottobre del 2013 abbiamo avuto una miriade di avvistamenti in quel famoso triangolo caldo del Vicentino, con Asiago, Schio, Tiene, tutta quella zona lì siamo stati tempestati di telefonate e chiamate. Addirittura abbiamo avuto anche dei militari, delle persone in divisa che ci hanno contattato per dare la loro testimonianza. Si pensa che la divulgazione delle informazioni sul fenomeno UFO sia gestita dai servizi segreti dei paesi coinvolti nel cover-up internazionale sugli UFO e sulla possibile presenza di entità aliene sulla Terra. Queste operazioni vengono condotte sistematicamente per tacitare le testimonianze, insabbiare le prove e determinare quali dati ed informazioni siano da rilasciare, dopo averli epurati di tutti i contenuti importanti e aver disinnescato il loro potenziale di impatto sulla società civile e sulla crescita di consapevolezza dei singoli individui. Chissà se anche in seno al CUN si è assistito a questo filtraggio delle informazioni. Così per decenni casi importanti non vengono a galla, le documentazioni cine, video e fotografiche spariscono, le testimonianze finiscono in celle frigorifere. Dopo iniziate le indagini, dopo qualche settimana che ho iniziato le indagini, sono stato contattato da un signore che si è dichiarato chiamarsi Gianni Barba, legacy Barba Gianni, che ci ha fatto una serie di domande. Io sono stato molto vago,
e la fine della comunicazione da parte sua è stata: bravi, bravi, continuate così che siete sulla buona strada. E ha chiuso la telefonata dopo che praticamente non gli ho raccontato nulla. Qualche mese dopo, un nostro collega che era ospite su una scuola a fare convegno ufologico, e durante la pausa di questo convegno è stato avvicinato da un soggetto in giacca e cravatta, in cui senza mezzi termini ha detto: so che vi state occupando del caso di Verona, benissimo, fa, ma noi vi stiamo tenendo d'occhio. E poi se n'è andato. Ho parlato con alcuni conoscenti all'interno di qualche istituzione, mi ha detto che è un modo di lavorare gentile da parte di qualche istituzione in divisa. Dunque, evidentemente non eravamo gli unici che si interessavano a quegli avvistamenti. Una versione di quelli che conosciamo come Men in Black, insomma. Esistono alcune varianti, ma generalmente, in seguito a presunti avvistamenti di UFO che non fossero palesemente inconsistenti, che al testimone venissero a far visita uno o più uomini, spesso in completo nero. Gli uomini lasciavano trasparire, oppure era il testimone ad intenderlo, di essere agenti del governo, chiedendo al testimone di raccontare la sua storia o di mostrare le prove fotografiche o di fatto dell'evento segnalato. In caso di rifiuto da parte del testimone di riportare il racconto o di prestar fede alle loro credenziali, gli agenti, in maniera più o meno sottile, arrivavano a minacciare l'incolumità fisica del testimone o della sua famiglia. Inquietante, anche più dell'eventuale presenza degli alieni sul nostro pianeta, a mio avviso. Continueremo a parlare di questo argomento subito dopo la pubblicità. Non andate via, io vi aspetto. La salute della tua bocca è la nostra missione. Comfort e sicurezza sono i nostri obiettivi. Abbiamo introdotto tutte le prescrizioni governative validate dalla comunità scientifica, dispositivi di protezione individuale, triage e distanziamento sociale. Misure di sicurezza aggiuntiva nella pratica clinica. Disinfezione e decontaminazione accurata. Abbiamo pensato a tutte le fasi del tuo percorso in clinica dentale. Clinica Dentale. Un team di professionisti per la tua sicurezza. Wi-Fi Web. Connettiamo il territorio. Bentornati sull'Isola di Pasqua, stiamo parlando di UFO insieme a Mirko Pellegrin, coordinatore della sezione del Centro Ufologico Nazionale del Triveneto. Insieme a lui abbiamo visto un caso davvero eclatante accaduto proprio qui in Veneto, ma vogliamo capire meglio come rispondere allo scetticismo riguardante il tema dell'ufologia. Dalla nostra abbiamo ad esempio la presenza sulla Terra degli OPART, i cosiddetti reperti fuori posto, fuori spazio-tempo oseremmo dire, una categoria di oggetti che sembrerebbero avere una difficile collocazione storica, ossia rappresenterebbero una sorta di anacronismo. Vengono considerati infatti come OPART tutti quei reperti archeologici o paleontologici che, secondo comuni convinzioni riguardo al passato, si suppone non sarebbero potuti esistere nell'epoca a cui si riferiscono le datazioni iniziali. Ma noi, che vogliamo risposte, come possiamo interpretare questa archeologia misteriosa? Allora, l'archeologia misteriosa o archeologia fantascientifica, come qualcuno la definisce, esiste, e poi anche lì vengono buttate dentro delle cose palesemente artefatte giusto per sviare l'indagine seria. È chiaro che se la ricerca dell'archeologia misteriosa, chiamiamola così, è fatta con cognizione di causa in maniera seria, porta effettivamente a scoprire delle cose interessanti. Non dimentichiamoci ad esempio le pile di Baghdad, Odendara, la città di Mohenjo-daro, che sembra sia stata annientata da un'esplosione atomica quando a quel tempo le esplosioni atomiche non esistevano. Non dimentichiamoci Vimana, che questo sono delle documentazioni storiche, i carri degli dei, in cui si dice chiaramente che gli dei a bordo di questi carri volanti lanciavano dardi infuocati, armi di luce per annientare i nemici. Dunque questo è un modo antico per in qualche maniera descrivere un velivolo in grado di volare e di lanciare delle armi. E poi vari artefatti, anche ad esempio la piramide di Giza, la Sfinge stessa, ha delle caratteristiche non propriamente storiche, o perlomeno come ci viene raccontata dalla storia ortodossa. Se andiamo a ben vedere, esistono delle caratteristiche che vanno al di fuori dall'ordinario comune. Dunque l'archeologia misteriosa esiste, andrebbe studiata appunto in maniera scientifica, perché secondo me la scienza dovrebbe anche studiare queste cose, non dovrebbe semplicemente
nascondere la testa sotto la sabbia nel momento in cui non sa dare una spiegazione. Dovrebbe rimboccarsi le maniche e giustamente dire: ok, non abbiamo capito cos'è questa, non siamo convinti che le cose siano andate così, bene, cerchiamo altre spiegazioni, anche spiegazioni che vanno di fuori dall'ordinario comune. C'è comunque un settore scientifico che si occupa a tempo pieno di questa fenomenologia, concentrando la sua attenzione sulle segnalazioni accompagnate da prove fisiche come interferenze nel funzionamento di automobili o aerei, tracce di radiazioni, danni alla vegetazione o alle persone, segni sul terreno o detriti. All'analisi di laboratorio finiscono anche i campioni prelevati dai testimoni stessi, che parlano per esempio di sensazioni di calore, bruciature o problemi agli occhi, che suggeriscono i rapporti potrebbero a volte indicare la presenza di alte dosi di radiazioni ionizzanti, come per esempio i raggi X o i raggi gamma, mentre la presenza di segni sul terreno, rilevata in molti casi, sarebbe riconducibile a forti emissioni di fasci di microonde. Stiamo parlando di cerchi nel grano. Sì, abbiamo avuto modo di analizzare anche nel nord-est, in provincia di Pordenone, dei cerchi del grano, considerati autentici, poiché sono state fatte delle analisi con i contatori Geiger, delle analisi diciamo così scientifiche, sono stati ritenuti autentici perché nei cerchi del grano fasulli, diciamo, certe caratteristiche non sussistono. Tipo ad esempio il nodo centrale che è attorcigliato ma non spezzato e continua a crescere, che ben difficilmente farlo manualmente o meccanicamente riuscirebbe a rimanere intero. La presenza di radionuclidi superiore alla media terrestre. Attenzione che spesso e volentieri qua la gente ci gioca perché fa prendere paura alle persone dicendo che c'è una forte concentrazione di radioattività. Non stiamo parlando di radioattività negativa, stiamo parlando di concentrazione di radionuclidi superiore alla media terrestre. E poi il fatto che non ci sono spighe spezzate, che continuano a crescere le culture, magari in orizzontale, insetti morti attaccati ancora alle piantine, che sono stati non bruciati ma surriscaldati, sono morti per surriscaldamento. Dunque abbiamo l'insetto ancora completamente visibile nella sua interezza fisica, ma è morto per un'elevata esposizione al calore. Sono tutte cose che da un punto di vista pratico ma umano è impossibile farlo, anche perché non dimentichiamoci che spesso volentieri i testimoni, cioè i proprietari del terreno, hanno dichiarato che hanno finito di lavorare alle 7:30-8 di sera, sono rientrati e alle 6 di mattina si sono trovati sta roba fatta. Avendo l'abitazione all'interno del campo, non hanno visto né luci, né movimenti, né niente, e non ci sono tracce di calpestii. Dunque, se nessuno è riuscito ad entrare in quella proprietà lì, ben difficilmente ha compiuto queste cose. A meno che non sia d'accordo con il proprietario del terreno, ma allora in quel caso lì avrebbe dovuto sborsare una grossa cifra per i danni causati. Uno degli ultimi cerchi nel grano ritenuti autentici è comparso lo scorso 8 agosto a Putney Bridge, in Inghilterra. Si tratta di un pittogramma che occupa ben 200 metri di campo di frumento e rappresenta una struttura molecolare che però rimane ancora sconosciuta all'umanità. Questo agroglifo si è manifestato proprio mentre veniva pubblicata la scoperta fatta da due scienziati, il fisico Sherbach e l'astrobiologo Makukov, che si sono fatti avanti con l'idea che siamo stati geneticamente modificati da esseri di un altro sistema stellare centinaia di milioni di anni fa. È un segnale? Che cosa vogliono dirci? In tutta onestà, stabilire che tipo di messaggi portino è complicato, nel senso che spesso e volentieri si prova a capire il significato dei cerchi nel grano. Innanzitutto abbiamo stabilito che è un linguaggio matematico, che bene o male è considerato linguaggio universale. Qualcuno, ad esempio quello famoso di Sibolto, si parla appunto che ci hanno messo in guardia, queste presunte entità ci hanno messo in guardia dalla falsità dei nostri governanti. Però anche lì è un'interpretazione che viene data da un punto di vista terrestre. Dare un'interpretazione dal nostro punto di vista vorrebbe dire, secondo me, sfalsare quello che loro ci vogliono dire, perché se è un linguaggio spirituale proveniente da un essere più elevato rispetto a noi, è chiaro che i linguaggi non sempre trovano un punto di contatto. Lì dare una spiegazione si rischia un po' di andare su una spiegazione di parte, una cosa soggettiva. Eviterei di cercare una spiegazione nei cerchi nel grano. Dal mio punto di vista mi limiterei a dire: ok, c'è qualcuno che vuole comunicare con noi con un linguaggio che attualmente noi non siamo in grado di decifrare appieno. Appare
mare ormai è assodato che non siamo soli nell'universo e con ogni probabilità nemmeno su questo pianeta. L'universo poi è così inimmaginabilmente grande ed è pieno di una quantità quasi infinita di mondi dove potenzialmente può esserci la vita. Quindi, come diceva Fermi, dove diamine sono tutti? Il paradosso nasce proprio dal contrasto tra l'affermazione che non siamo soli nell'universo, da molti condivisa e sostenuta, basandosi anche sulle stime effettuate con l'equazione di Drake, vi ricordate, l'abbiamo analizzata nella scorsa puntata, e i dati osservativi che contrastano con questa ipotesi. Quindi, o l'intuizione e le stime come quelle di Drake sono errate, o la nostra osservazione, comprensione dei dati, è ancora molto incompleta. Se diamo credito alla scienza che dice che è impossibile stabilire una comunicazione per via delle distanze, ripeto, è un'interpretazione, è un modo scientifico tipicamente terrestre per cercare di dire ok, per ipotesi esistono ma non possiamo entrare in contatto perché siamo troppo lontani da un punto di vista di anni luce e non ci sono gli strumenti necessari per bypassare queste distanze. Ma questo sono dei limiti terrestri, attenzione. Che poi anche lì la comunicazione non è detta che deve essere una comunicazione per forza di cose tramite i viaggi interstellari, può essere una comunicazione tramite delle porte dimensionali, no? Si aprono delle porte dimensionali, questi presunti esseri hanno questa tecnologia a noi sconosciuta in cui riescono a passare e entrare in contatto con noi, che sono i famosi wormhole, no? Che anche la scienza al giorno d'oggi sta cercando di capire qualcosa di più per vedere se riesce a sfruttarli come passaggio per accorciare le distanze nell'universo. A me piace molto l'ipotesi dell'utilizzo dei cunicoli spazio-temporali, appunto, i wormhole di cui ci parla Mirko Pellegrin. Pensate che apparvero per la prima volta come soluzione dell'equazione di campo di Einstein, in cui lo spazio e il tempo sono due dimensioni dipendenti, ossia legate l'una all'altra. Sicuramente se questa teoria troverà un'applicazione pratica, tutto ci sarà più chiaro. Certo è che non smetteremo di cercarli, ma anzi, la ricerca della vita oltre il nostro pianeta è diventata una missione scientifica ufficiale della NASA, che ha pianificato una campagna di ricerca per i prossimi 10 anni. E voi cosa ne pensate? Esistono forme di vita fuori dal nostro pianeta? Mandateci le vostre opinioni o le vostre teorie in merito sotto il video di YouTube. Noi ringraziamo molto Mirko Pellegrin per essere stato nostro ospite e per aver condiviso con noi queste preziose informazioni. Speriamo possa venire di nuovo a trovarci, così potremo tornare su questo interessante argomento. Per oggi infatti il nostro tempo termina qui, grazie per essere stati con noi e se vorrete ci vedremo giovedì prossimo su TV a Vicenza, sempre alle 17:30 per un nuovo viaggio da fare insieme. A presto! Noi abbiamo una storia, ma la riscriviamo ogni giorno. Per ogni cambiamento ci vuole qualcuno che dimostri per primo agli altri che cambiare è possibile. Abbiamo quindi inaugurato una nuova sede che reinterpreta il futuro, dove non siamo legati alla produzione, ma alla qualità dei momenti che condividiamo con voi. Clinica Dentale, abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani.